Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. Anche questo giovedì continuiamo a parlare di Covid, lo facciamo con una trasmissione di puntuale aggiornamento su cure, guarigioni e vaccini, con situazioni che cambiano anche in maniera repentina, lo sapete tutti, anche perché lo toccate con mano, lo tocchiamo con mano tutti ogni giorno, la situazione che cambia in maniera repentina e soprattutto quella della profilassi di massa, e mi riferisco appunto ai vaccini, è un gran bailam veramente sia sulle marche che sulle somministrazioni. Parleremo di tutto questo con il nostro graditissimo ospite che dall'anno scorso, dall'inizio della pandemia, è in prima linea contro il Covid come tanti del resto. Ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e benvenuto nei nostri studi al dottor Enrico Marini. Buonasera, Buonasera, dottore. grazie dell'invito. Come sta? Sta bene? Sì. Stanco, provato, ancora carico? Sta ancora carico per Per forza perché dobbiamo forza. mantenere il fronte, insomma, però va bene, sì, siamo soddisfatti anche del lavoro fatto. Dottore Enrico Marini, direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna, ospedale San Liberatore di Atri. Allora, lei è una new entry dell'affollatissima squadra di specialisti di medicina facile, quindi magari le faccio qualche domanda anche per farla conoscere Certo. meglio ai nostri telespettatori. Ligure di La Spezia, tifoso di calcio? Quest'anno per forza, perché con lo Spezia, insomma, rivelazione del Le campionato. volevo fare appunto i complimenti per la squadra Grazie. di Italiano. Di Italiano è una Italiano. bella squadra, bel gioco, complimenti. Tifoso solo dello Spezia. Beh, per forza, quest'anno non mi posso sbilanciare. Allora, un ligure come ci è arrivato in Abruzzo? È un ligure figlio di migranti, come tanti, insomma, che poi ha deciso di fare il controesodo dopo la laurea a Pisa. Prima specializzazione in geriatria a Chieti e poi già insomma, Cardiologia. cardiologia all'Aquila, ma quando già lavoravo ad Atri, quindi insomma, è stato poi così un divenire. Quest'anno sono esattamente 20 anni che lavoro all'ospedale di Atri, di cui i primi 4 passati in medicina, poi sono andato in cardiologia e poi sono tornato in È medicina. anche un po' responsabile di questo ospedale Covid Hospital, no? Di Beh, questo. questa è una qualifica che mi è arrivata, come dire, sul campo, di fatto, insomma, ecco, perché poi quando siamo diventati l'anno scorso, nella prima ondata, siamo diventati totalmente ospedale Esatto. Covid, quindi ovviamente venivano ricoverati tutti in medicina e quindi di fatto sono diventato il coordinatore dell'ospedale. Specializzazioni in geriatria, in cardiologia, ce l'ha detto il dottor Marini. Posso dire prete alla bisogna, visto che l'anno scorso, nei giorni caldi della pandemia, si è trovato suo malgrado a dover benedire, tra virgolette, delle salme delle persone morte che venivano chiuse nei sacchi e portate via, no, dottor Sì, Marini? questa è un'esperienza di cui avrei fatto volentieri a meno, insomma, però anche questa è stata un'esperienza molto toccante perché in assenza del cappellano, come il comandante della nave, anche il primario, insomma, ha la facoltà di poter benedire le salme, insomma, e quindi ho fatto anche questo, insomma, questa è una di quelle cose che veramente mi ricorderò a vita. Poi all'inizio della trasmissione, quando inizieremo a entrare nel merito degli argomenti che tratteremo questa sera, chiederò al dottor Marini il suo commento sulla situazione attuale in Abruzzo e in provincia di Chieti, però l'ultima domanda che le faccio così a titolo personale, San Liberatore, quanti reparti avete riconvertiti? Com'è la situazione oggi? Oggi fortunatamente stiamo riconvertendo, come ti raccontavo prima, noi abbiamo sofferto, abbiamo avuto questo, un po' questo effetto fisarmonica, no? Nel senso che al momento in cui aumentava la richiesta di posti Covid abbiamo riconvertito tutti i reparti, anche quelli chirurgici, in reparti di ricovero di degenza Covid, fino ad avere proprio l'ospedale tutto Certo. quanto. Poi, mano a mano che i ricoveri vanno in decremento, e questo abbiamo già fatto 2 volte, speriamo che la terza questa sia l'ultima, e come dire, riconfiniamo la degenza Covid per ridare spazio alla degenza non Covid, insomma. Che Sperando che sia l'ultima volta, insomma, ecco, torno questo. da lei tra poco, prima come ogni settimana voglio ricordare a tutti i nostri telespettatori e anche a me stesso il duro lavoro che gli operatori sanitari oramai portano avanti da un mese, da un anno
e più mesi, visto che la pandemia è scoppiata a febbraio dell'anno scorso, lo facciamo come sempre andando a visitare le pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine sempre listate a lutto, elenco dei medici deceduti per contagio dall'inizio della pandemia che è cresciuto ancora. Se Francesco in regia scorre, eccolo qua, non vi facciamo vedere tutto l'elenco che è lunghissimo, ad oggi sono 356 i medici che sono deceduti per contagio. A questi medici deceduti vanno aggiunti 83 infermieri e 28 farmacisti. La consueta settimanale pagina della solidarietà ospitata da questa trasmissione questa settimana è dedicata alla prevenzione grazie alle iniziative messe in campo dalla ASL di Pescara e dalla ASL Anciano Vasto Chieti in occasione della giornata nazionale della salute della donna fissata per il 22 di aprile. E anche quest'anno sarà Open Week, ovvero consultori aperti con tante iniziative dei consultori delle due ASL dal 19 al 25 di aprile. Attraverso gli ospedali Bollino Rosa saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi. Si tratta di un appuntamento che vuole sottolineare l'importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell'aderenza terapeutica e facilitare alle donne l'accessibilità ai servizi, ancor di più oggi a fronte del protrarsi dell'emergenza sanitaria causa pandemia. Tutte le informazioni, opportunità secondo me da non perdere per tutte le donne, tutte le informazioni le potete trovare sul sito che vedete scritto in grafica www.bollinirosa.it oppure sui siti delle due ASL, l'ASL di Pescara e l'ASL Lanciano Vasto Chieti. Detto questo, vi presento le persone che anche questa sera lavoreranno con me a questa puntata di Pronto Medicina Facile. In regia, come sempre, il sorriso e il garbo della collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate. I numeri li ricordo subito, 0871 il prefisso, 5873 230, 5873 235, ricordo anche l'indirizzo email che è salute@rete8.it. Ti segnalo che è già arrivata una mail e anche una telespettatrice si è prenotata. Benissimo, tra poco daremo spazio ovviamente ai nostri telespettatori che come sempre in questa trasmissione hanno la priorità assoluta. Prima però parliamo un po' della strettissima attualità, chiedo al dottor Enrico Marini un commento ai dati del giorno. Abruzzo, 215 contagi, 243 guariti, quindi sempre più guariti che contagiati da un po' di tempo a questa parte e questo è positivo, 5 decessi, qual è la sua fotografia? La fotografia è fortunatamente quella di dei numeri che stanno andando in riduzione, per fortuna, insomma, e non solo per fortuna, direi anche grazie a tutto il lavoro svolto, alle misure che sono state prese, ai vaccini che procedono, seppur tra tante difficoltà, ma insomma stiamo portando a casa dei numeri soddisfacenti. Mettiamoci anche il fattore climatico se vogliamo, ma insomma sicuramente l'abbiamo avvertito pochissimo se si riferisce al caldo, l'abbiamo avvertito qualche giorno così e fuori quindi, sacco, fuori mano. Esatto, e quindi veramente possiamo constatare insomma, ecco, che i numeri sono in riduzione, questo ci fa ovviamente ben sperare per il trend delle prossime settimane. Abbiamo preparato, grazie al dottor Marini, 4 diapositive, le possiamo cominciare a far vedere. Questa è la situazione in provincia di Teramo, ovviamente è la situazione che meglio conosce il nostro ospite. Questa slide che cosa ci fa capire, dottore? Questa l'ho portata una slide molto, anche questa molto sintetica, molto visiva. Questa è l'età media dei ricoverati per Covid dall'inizio proprio della pandemia, quindi iniziamo da marzo 2020, in cui vediamo un'età media abbondantemente sopra i 70 anni e quello che si nota è l'improvvisa decrescita della curva a partire dal gennaio-febbraio di quest'anno. Io ho imputato questo calo dell'età media, sensibile calo dell'età media, anche e non solo, ma anche e soprattutto alle vaccinazioni che abbiamo fatto in tutte le strutture residenziali per anziani, quindi RSA, RA, case di riposo, case di famiglia,
che in provincia di Teramo contavano una popolazione residente superiore alle 1000 unità, e poi se ci mettiamo in conto anche tutti gli operatori sanitari di queste strutture, possiamo contare quasi quasi altrettanti. E qua il giro di vaccinazioni l'abbiamo praticamente completato, quindi anche con il secondo richiamo. Altra slide che possiamo mostrare ai nostri telespettatori, e il dottor Marini ce la può commentare. Ecco, ci deve spiegare questi colori, rosso forte, sbiadito. Questi sono i colori, non hanno tanta importanza, ma insomma diciamo quello che conta fondamentalmente è che diciamo il numero di casi, questi sono riferiti all'ultima settimana, 8-15 aprile, e vediamo che i casi sono veramente, fortunatamente sono pochi. Come possiamo vedere, un altro dato interessante è che l'età dei positivi è un'età che anche qui, facendo riferimento alla slide precedente, l'età dei positivi è un'età che si è abbassata, come vedete tra i 60 e i 60 anni, insomma ce ne sono, il picco sta là. E poi in basso a sinistra possiamo vedere che il numero di coloro che ha ricevuto la prima dose di vaccino è già superiore, insomma, 37.000 unità, e ben 22.000 in provincia di Teramo ha già ricevuto anche la seconda dose. Questo credo che sia il dato più importante. L'effetto vaccino. L'effetto vaccino, sì. Sicuramente per quanto riguarda l'età, una situazione completamente diversa dall'anno scorso, dalla prima ondata e anche dalla seconda. E soprattutto anche dalla seconda, perché nella seconda, nei mesi di ottobre e novembre, abbiamo avuto tanti focolai all'interno delle case di riposo e avevamo quindi tanti di questi ospiti poi ricoverati in ospedale, e nella terza ondata, chiamiamola così, di ospiti delle strutture residenziali non ne abbiamo avuti nemmeno uno. Certo, perché sono stati i primi a essere vaccinati, esatto, insieme a voi operatori sanitari. Esatto. Terza slide da mostrare ai nostri telespettatori, eccola qua. E la terza slide è il numero dei ricoveri. Queste sono le montagne dell'Appennino del Teramano. Esattamente, sono i Monti Gemelli. E questo è il numero dei ricoveri nell'ultimo mese. Quei picchi che vediamo sinceramente non ce li sappiamo spiegare nemmeno noi, perché sono l'aumento costante dei ricoveri nel fine settimana. Abbiamo provato a darci tante motivazioni, ma veramente insomma, non ce n'è una vera poi per tutto. Ma sicuramente quello che possiamo vedere è che però nell'ultima parte della curva, quindi nell'ultimo mese, questi picchi non ci sono più e la curva parla da sola. Certo. Insomma, ecco, questo è l'andamento dei ricoveri, quindi fortunatamente si vede che è in decrescita. L'ultima, stava dicendo ancora qualcosa? Sì. No, possiamo andare. L'ultima avanti. Slide è la fotografia di oggi nei tre Covid hospital della provincia di Teramo, no? Atri, Teramo e Giulianova. Sì, in blu sono i ricoveri, in verde sono i dimessi. Come vediamo, insomma, i numeri, diciamo, si equivalgono. Intanto stiamo parlando di numeri bassi come ricoveri, perché abbiamo fatto 6 ricoveri oggi in tutta la ASL e quindi fortunatamente sono pochi. E i dimessi sono superiori come numero, quindi insomma, abbiamo un bilancio attualmente direi sostenibile rispetto all'inizio della seconda ondata, in cui facevamo 20 ricoveri al giorno e quindi ci bruciavamo, diciamo così, un reparto al giorno. In generale oggi dove rischiamo più il contagio? All'aperto o al chiuso? In autobus o al supermercato? Ma all'aperto direi decisamente di no, al chiuso rischiamo sempre, perché intanto anche dobbiamo sfatare un falso mito che il vaccinato non rischia o non trasmette o non prende. Il vaccinato può non sviluppare la malattia perché è stato vaccinato, però sicuramente può risultare anche positivo a tampone, quindi dobbiamo ovviamente mantenere alta la guardia, non ridurre le manovre di prevenzione, tutto quello che abbiamo fatto finora, perché adesso è veramente il momento per dargli la spallata finale. Certo. Al Covid, ecco, se lo vogliamo fare. Buona parte degli studenti anche in Abruzzo sono tornati a scuola in presenza. L'effetto scuola, che cosa ci dobbiamo aspettare da questo ritorno a scuola in questo momento? Visto che tra l'altro quasi tutti, diciamo, gli operatori del campo scolastico sono stati vaccinati. Sì. Tutti buona parte, diciamo così. Diciamo che hanno un'immunità di gregge, come categoria. Come categoria hanno immunità di gregge. I ragazzi no, ovviamente.
I ragazzi no. Vanno in giro, tornano a casa, stanno con i genitori, con i nonni, stanno tra di loro. È un rischio? Beh, è un rischio, ma d'altronde rischiamo tutti fino a quando non abbiamo questa famosa immunità di gregge. Quindi è ovvio che poi i giovani, insomma, forse è un attimino più difficile riuscire come dire, a mantenere tra di loro le misure di prevenzione, insomma, perché purtroppo lo sappiamo, insomma, qualche assembramento lo vediamo. Però insomma, io credo, sono fiducioso che per settembre ce la possiamo fare, insomma, se i numeri sono questi ce la possiamo fare, quindi per il prossimo ritorno a scuola, diciamo, per l'autunno. Anche perché insomma, non dico che avremo raggiunto l'immunità di gregge, però insomma, ci potremmo essere vicini. Come si spiega l'andamento dei contagi? C'è stata l'ondata terribile nell'area metropolitana Chieti-Pescara, insomma il Chietino, il Pescarese, dove non è che si sia attenuata del tutto. Teramano, bene o male, ci ha spiegato prima, vi state salvando e la situazione sta migliorando, è l'Aquilano, la Marsica, la zona che desta maggiori preoccupazioni, tant'è vero che si ipotizza di istituire delle zone rosse. C'è una spiegazione logica a questo andamento, dottor Marini? Ma la spiegazione ce l'hanno gli epidemiologi, la sua è una branca di cui non mi occupo e per me è molto ostica tra le altre cose, però gli epidemiologi ci dicevano qualche mese fa che sarebbe andata così. In effetti adesso sì, l'Aquilano sta soffrendo, tant'è vero che molti dei ricoveri che abbiamo fatto nell'ultimo mese, molti pazienti provengono proprio dalla Marsica, insomma, che era satura. È la variante inglese quella che desta maggiori preoccupazioni, anche la più pericolosa da un punto di vista dell'aggressività, della virulenza, della velocità di diffusione? Sì, teoricamente sì, però credo che da un punto di vista delle varianti, cioè il virus si trasmette sempre nello stesso modo, quindi è ovvio che la variante inglese o addirittura quella brasiliana o addirittura quella africana siano delle varianti che ovviamente compaiono perché il virus più si replica più varia. Se pensiamo al virus dell'influenza che c'ha più di 2000 ceppi, quindi insomma sappiamo che è un fatto fisiologico. Non così aggressivi però. Non così aggressivi ovviamente, però diciamo le modalità di trasmissione del virus sono sempre quelle, quindi se noi siamo attenti alle modalità comunque, cioè le varianti non ce la possono fare, insomma. Il virus fa il suo lavoro, no? Quindi muta, varia, è la velocità delle variazioni è a quella che noi non riusciamo a stare dietro, perché la velocità delle vaccinazioni è molto, molto, molto più lenta. È lì che non riusciamo a raggiungere il virus, no? Che varia. Sì, non riusciamo e per quello confidiamo tutti nel fattore climatico. Tutti quanti stiamo confidando che fortunatamente arriva l'estate, se d'estate il virus sparisce e noi continuiamo a vaccinare, probabilmente per ottobre ne potremmo pensare di essere fuori, fermo restando che poi gli anni a venire saranno gli anni dei richiami. Certo. Perché... Allora, informazioni di servizio, comunicazioni di servizio per Gigliola, che può aprire il centralino alle telefonate, alle mail dei nostri telespettatori. Intanto con il dottor Marini voglio soffermarmi un attimo sullo stato dell'arte riguardante le cure. Lo sappiamo tutti, purtroppo non c'è ancora il farmaco che guarisce il Covid, ma in quest'anno e anche più di un anno, da un punto di vista dell'approccio terapeutico, che cosa avete imparato voi che siete sul campo, siete in corsia, siete a letto dei pazienti? Beh, fondamentalmente quello che abbiamo imparato è che sì, non esiste, che abbiamo potuto confermare, che non esiste una cura, un farmaco specifico anti-Covid. L'unica specificità anti-Covid è proprio il vaccino, perché è fatto apposta. Certo. O se vogliamo gli anticorpi monoclonali di ultima generazione, che ancora insomma stentano un po' a partire. Ma abbiamo imparato che in questo anno e due mesi fondamentalmente noi dobbiamo bloccare questa cascata infiammatoria che il virus provoca, perché al di là dell'azione diretta del virus, il vero danno lo fa proprio la cascata infiammatoria che si sviluppa nell'organismo e quindi a livello respiratorio quello che succede all'interno del polmone. E in questi mesi sono stati sviluppati, come dire, più farmaci, più terapie che sono in grado, come dire, di bloccare questa cascata infiammatoria.
È ovvio che noi, siccome non ce n'è una per tutti, noi cerchiamo di usarle tutte quante, cioè, insomma, quelle che possiamo. Ma non certo a tentativi, perché adesso un po' di esperienza ce l'avete. Possiamo dire che riuscite a tarare meglio il supporto respiratorio, soprattutto nei casi più gravi, abbinato all'uso dei farmaci, dottor Marino? Sì, ma quantomeno adesso c'è un occhio più allenato, nel senso che già quando arriva il paziente, già la prima TAC che facciamo ci fa capire quello che sarà, insomma, e quindi cominciate ad avere un occhio allenato. Un occhio allenatissimo, sì. 21 e 21, lo spazio volentieri alla prima telefonata della serata. Pronto, Rete 8? Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a lei. Da dove chiama, signora? Chiamo da Pineto. Buonasera, prego. Buonasera. Intanto volevo ringraziare il dottor Marini e tutto il suo staff e tutti i medici e il personale per quello che stanno facendo. Grazie. Per tutto il lavoro che stanno facendo. Deve essere sicuramente molto duro a livello psicologico. Sì. Dottore, le volevo chiedere, io ho avuto il Covid a marzo dell'anno scorso, per fortuna asintomatica, e è vero questa cosa che dovrò fare solamente una dose del vaccino e non tutte e due? Ma oddio, avendolo avuto a marzo dell'anno scorso, diciamo, esiste, come dire, l'orientamento è quello che in chi ha avuto il Covid si fa un'unica dose, perché è come se fosse un richiamo. Questo è vero sicuramente per chi ha avuto il Covid dalla seconda ondata, diciamo da ottobre in poi. Chi l'ha avuto un anno fa, quando andiamo a fare un esame sierologico, un test sierologico, ci rendiamo conto che gli anticorpi sono praticamente inesistenti. E quindi, quando è così, consigliamo di fare le due dosi, perché sì, sarebbe un richiamo sul nulla, insomma. Ecco. Quanto dura l'immunità da Covid? Si dice anche 9, 10, 11 mesi. Sì, ma poi è un'immunità strana. Perché intanto quando andiamo a dosare gli anticorpi, non tutti gli anticorpi sono quei famosi anticorpi neutralizzanti che poi vanno a come dire, andiamo a infondere, certo, con il plasma iperimmune, sì, eccetera. Sì, no? E poi bisogna capire il titolo, perché se il titolo è molto basso, ovviamente. È come se non ci fosse. La signora stava aggiungendo qualcosa? Pronto? No, non ce l'ho più la signora. Forse l'ho interrotta io con la mia domanda al dottor Marini. Abbiamo un'altra telefonata, mi fa segno Gigliola. Chiedo scusa alla signora di prima di Pineto. Pronto, Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Da dove chiama? Da Roseto. Buonasera, prego. Da Roseto. Sì, prego, buonasera. Allora, la domanda è... se la prima dose è stata fatta con AstraZeneca, la seconda dose può essere fatta con Pfizer o Moderna? Sì, resta in linea. Dottor Marini. Attualmente no, nel senso che lo Spallanzani sta portando avanti una sperimentazione per il mix di vaccini, però attualmente le nostre indicazioni sono quelle di fare il richiamo con lo stesso vaccino che è stato utilizzato per la prima dose. Il signore di Roseto, altre domande per il dottor Marini? Lei ha fatto un'altra domanda. Sì, lei ha fatto AstraZeneca all'inizio? No, no, io non sono stato ancora vaccinato. Come me, allora. Faccia l'altra domanda, prego. Allora, se qual è il valore delle immunoglobuline G per cui si può evitare il richiamo? Ah. Dottore, non esiste. Si è preparato prima. Non esiste, sì, dalla no. Voce mi sembra un telespettatore Che segue sono, spesso sono la sono tutti trasmissione certo, da Roseto. Sì. Se è lui lo saluto volentieri, mi scusi. Vale. No, vabbè, non esiste un valore soglia, perché diciamo che dovrebbero essere almeno superiori alle 100 unità e quindi, ma è raro trovare un valore anticorpale di chi ha avuto il Covid su questi livelli e soprattutto di chi l'ha avuto in forma asintomatica o paucisintomatica, i valori sono tutti bassi. Certo. Il nostro amico è ancora in linea? Sì. Doveva domandare qualcos'altro? Sì. Prego. No, volevo sapere dell'immunoglobuline G il valore. Sì. Gliel'ha spiegato il dottor Marini? Se sono sotto a 100 sono comunque basse. A posto? Sì.
Va bene, grazie. Grazie, buonasera. Grazie a te, buonasera. Senta, i farmaci più utilizzati, quelli che includono agenti antivirali, inibitori dell'infiammazione, farmaci antireumatici, eparine, plasma, anticorpi terapeutici, è lì che pescate per sì. cercare di affrontare la malattia, dottor Marini? È lì che facciamo, diciamo così, un mix insomma di farmaci, perché ovviamente il più potente antinfiammatorio che c'è è il cortisone. Io mi ricordo tutta la diatriba all'inizio del Covid, un anno fa, cortisone sì, cortisone no. Ma non si è ancora spenta, perché però, ancora insomma, oggi ci sono indicazioni. Noi lo usiamo perché è il più potente antinfiammatorio che c'è, insomma, poi alla fine è, a questo punto possiamo anche dire è vero, gli studi li seguiamo, i protocolli ovviamente li seguiamo, anche se qualche protocollo è ancora un po' discordante, ma grosso modo ormai la linea è quella, però dopo un anno penso che anche un po' di esperienza clinica ce la siamo fatta pure noi, insomma. Quindi sicuramente oggi usiamo sì gli antinfiammatori, gli anticorpi monoclonali, quelli impronunciabili, insomma, no? Il tocilizumab, il baricitinib, quelli che hanno questi nomi. E sta uscendo uno che si chiama molnupiravir, sì, dal quale sembra che vengano fuori dati incoraggianti, per non sì, dire. Sì, però gli antivirali, devo dire, in questo anno hanno fallito parecchio, no? Perché anche il famoso remdesivir, che sembrava quando è uscito dovesse essere... Anche lì ci sono diverse scuole di pensiero, però, anche insomma, lì ci sono diverse lo usiamo, scuole. Lo usiamo. Ci sono diverse scuole di pensiero. Però poi sai cos'è? Che ogni farmaco ha le sue indicazioni, ma ha anche tante controindicazioni, quindi lo puoi usare, per esempio il remdesivir, lo puoi usare se i sintomi sono entro 10 giorni, se non fa alti flussi di ossigeno, se fa, quindi poi i valori di funzione epatica renale, cioè... C'è una griglia abbastanza complicata da dover rispettare. È lì che vi siete fatti l'esperienza, no? Certo. Vedo Gigliola nel mio monitor di servizio, mani piene, con cornette da tutte le parti, spazio, cornette ovviamente del telefono, spazio ai nostri telespettatori. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, pronto? Sì, è in linea, buonasera, da dove chiama? Buonasera, io chiamo da Vezzano. Prego. Volevo sapere se ci sono delle linee guida, sapere il che fare nel caso dei non responders, perché io ho fatto la seconda dose di Pfizer il 2 febbraio, ho fatto la settimana scorsa un titolo anticorpale anti-spike e praticamente mi dà una risposta di 2, quanto la positività si ha per valori di unità superiore a 50. Allora io mi chiedo, non era... non è stata valida la vaccinazione perché magari è stato mal gestito il vaccino, o io sono un non responder to cure, visto e considerato comunque che sto in buone condizioni fisiche, ho 70 anni, faccio molto sport, mi chiedo che fare a questo punto. Bella domanda. Le indicazioni ci sono. Bella, è un caso, è la prima volta che sento un caso del genere. Resti in linea, perché se il dottor... No, ci sono diversi casi. Resti in linea, non si muova lì. Tanto lei fa attività sportiva, resti in linea. Dottor Marini. Faccio corsa, bicicletta, cioè fisicamente sto integro, sto bene. Ha 70 anni, complimenti, certo. E continui a farlo. Dottor Marini, sentiamo. Non responder. Non responder... dovrebbero essere studiati da un punto di vista immunologico, insomma, perché probabilmente bisogna capire se c'è una forma comunque di immunodeficienza, magari anche su altre linee, ovviamente non solo sul vaccino anti-Covid, insomma. Quindi potrebbe essere il non responder, potrebbe essere al vaccino Covid, potrebbe essere la manifestazione di una problematica magari più ampia, certo. E anche su altre, diciamo, sempre in campo, diciamo così, ematologico e immunologico. Per cui... guardi, io non mi ammalo praticamente mai, quindi che io possa essere un immunodepresso, assolutamente poi io no. Non fabbrichi anticorpi, mi sembrerebbe un pochino no, ma strano. Bisognerebbe studiare questa cosa anche su altre linee, non solo sulla linea del vaccino del SARS-CoV-2, ma capire anche come sono gli anticorpi su altre vaccinazioni che ha fatto, voglio dire... Quella antinfluenzale l'ho sempre fatta. Però bisogna dosare gli anticorpi, bisogna dosare le IgG anche in quel caso per capire quant'è la titolazione, insomma, perché magari uno ha sempre fatto la vaccinazione antinfluenzale, però non è andato mai a vedere. Ora col Covid lo andiamo a vedere, però con l'influenza no. Nella mia storia c'è il fatto che l'unica volta che non ho fatto la vaccinazione antinfluenzale l'ho avuta.
Allora questo... Dice tutte le altre volte, sì. Ma io più che altro volevo sapere se, siccome non rispondere ci sono, già qui dalle mie parti ce ne sono diversi, volevo sapere se c'erano delle linee guida. Devo rivaccinarmi col Pfizer o Moderna, no, oppure devo rivaccinarmi con... Direi con, che quando faremo, sicuro, intanto diciamo anche... Che vaccino ha fatto lei? Io ho fatto il Pfizer. Pfizer. Intanto prendiamoci un po' di tempo in più, perché è vero che il Pfizer ti dice che ti dà un'immunizzazione dopo diciamo 15-20 giorni dal richiamo. 55% mi sembra. Esatto, quindi voglio dire, siamo ancora in tempo, forse anche in modo un po' tardivo, ritardato, per sviluppare anticorpi. Dopodiché è ovvio... Ripeto, l'ho fatta il 2 febbraio la seconda dose. Sì. Sono passati due mesi. Sono passati due mesi. E più. Però non è detto che non possa verificarsi che comunque un titolo anticorpale si manifesti nel prossimo mese. Ma in ogni caso, in questi casi, sarebbe opportuno fare un richiamo, non adesso ovviamente, certo, ma magari a 6 mesi. Che consiglio possiamo dare? Lui evidentemente ha fatto il sierologico. Di continuare a fare la sua vita sana. Sì, che fa sempre. No, ma qualche consiglio dal punto di vista di test immunologici, quello che stava dicendo lei all'inizio? Sì, di fare un dosaggio delle immunoglobuline totali, non solo quelle del anti-Covid, insomma, di capire come chiarisce anche la sua situazione. Sì. Il nostro amico di Avezzano, va bene, in bocca al lupo e complimenti per la sua attività sportiva. 21:32, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronti? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, dottor Tartignani, chiamo da Chieti, mi chiamo Giuseppe. Buonasera Giuseppe. Ho 55 anni, sì, e non sono ancora vaccinato. Io è giovane. Ho girato proprio adesso. È giovane. insomma. Vabbè, se non ha, finisce nel calderone delle categorie fragili. No, vabbè, la mia domanda è un'altra, nel senso che avevo più che altro delle perplessità. Volevo appunto, no, innanzitutto mi scuso se l'argomento è stato già preso, ma ho girato da non poco. Non si preoccupi, vada tranquillo, tranquillo. Le mie domande sono due. Sono due. Volevo sapere dal dottore presente in studio l'importanza di una prevenzione per sostenere il proprio fisico, il sistema immunitario abbastanza forte. Quanto possa essere importante per cercare di sviare questa malattia presente, e soprattutto se è consigliabile, prima di effettuare un vaccino, appunto fare uno screening sul sistema anticorpale presente nella persona che deve andarsi a fare il vaccino. E naturalmente il dottore prima, se non mi sbaglio, diceva che gli anticorpi potevano anche non essere ben definiti per gli anticorpi Covid, sì. Giusto? Mi sembra di aver ascoltato una cosa del genere. Allora Giuseppe, ecco, solo queste due domande. Perfetto, Giuseppe la fermo, resti in linea, andiamo con ordine. Sì. Primo caso, come potenziare, aumentare le nostre difese immunitarie? Alimentazione, vita sport, sana, stando sì, a casa, insomma, chiusi sotto una finestra, una campana di vetro. Assolutamente, vita normale, quindi il nostro corpo è come dire, testato, cioè ce le ha le difese immunitarie, chi non ce le ha è chi fa delle terapie particolari, che ha delle patologie particolari, quindi ovviamente è più esposto a qualsiasi tipo di infezione. Spunti dall'alimentazione però ci dicono che qualcosa forse non la vedo molto convinto. Le lattoferrine, insomma però... Voglio dire, in questi mesi abbiamo sentito un po' di tutto, ma per amor di Dio va bene tutto, no? Nel senso che però il miracolo ancora non è uscito. Per quanto riguarda il discorso degli anticorpi, ovviamente il discorso che facevamo prima era riguardante chi già aveva avuto una positività al Covid e quindi diciamo il dosaggio degli anticorpi a chi è stato positivo al Covid non è sempre un dosaggio soddisfacente, anzi molto spesso è un dosaggio basso e quindi non prima di fare il vaccino, chiede Giuseppe da Chieti, c'è da fare qualcosa? No. Parlava di uno screening di un niente? No, direi di no, insomma, a meno che uno non abbia delle patologie talmente particolari, insomma, sottoposto a chemioterapia. Giuseppe, lei sta bene? Ringraziando il Signore, sì. No, chiedevo questo perché
Se aveva qualche patologia particolare, il dottor Marini poteva darle qualche supporto di consiglio. No, certo. La mia domanda era semplicemente perché si sente sempre in televisione gli sportivi prendono il Covid, però li vai a vedere tutti quanti che vanno sul tapirulan, vabbè, al di là che gli asintomatici, però non so, o queste persone sono così bombate che a un certo punto li mettono il Covid e non gli fa nulla, oppure perché effettivamente una sana vita, mi spaventa. Speriamo di no, che non siano tutti bombati, come che siano carichi di... Hai un po' di sarcasmo, va ci vuole, bene, via. Va bene, a posto? Sì, la ringrazio. Grazie a lei, Giuseppe, tenga forte. Diciamo anche però, onor del vero, che... Voglio dire, è vero che abbiamo avuto tanti ricoverati, tanti decessi, però ci sono stati anche tantissimi casi curati a domicilio che sono passati quasi asintomatici. Curati bene in ospedale, gente che è stata intubata per lungo tempo, che è tornata a casa e sta bene. Magari poi parleremo degli strascichi del post-Covid, del long-Covid, come lo chiama qualcheduno con il dottor Marini. Prima però do spazio a quest'altra telefonata. Pronto Rete 8? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Chiamo dall'Aquila. Dall'Aquila. Sì, prego. Intanto faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. Siete sempre molto concreti. Vorrei fare questa domanda. Io ho fatto la prima dose dell'AstraZeneca e adesso con questa polemica che c'ha ho paura a fare la seconda dose, come credo molte persone. Allora, in Abruzzo siamo intorno al meno 30%, cioè al 30% in meno ovviamente di persone che stanno accettando AstraZeneca, cioè un abruzzese su tre ha gli stessi suoi dubbi. Prego. Ecco, quindi la domanda che volevo fare al professore, se non faccio come tanti altri non vogliono fare questa seconda dose, che tipo di copertura ho? È una percentuale alta, è lo stesso, oppure non facendo la seconda dose è come se non avessi fatto neanche la prima? Al nostro amico Aquilano dico che il dottor Marini stava lucidando la sua sfera di cristallo, dottore. Possiamo però guardare chi ha fatto diversamente da noi, no? Se noi guardiamo all'Inghilterra, al Regno Unito, dove è stata fatta una unica dose di vaccino a tutti, e la stragrande maggioranza è stato proprio AstraZeneca. E dopo 4 mesi si riapre adesso. E loro stanno uscendo dalla pandemia. E questi dati parlano da soli. Cioè io credo che sul vaccino AstraZeneca sia stata fatta, più che informazione, sia stata fatta molta disinformazione. È vero che ci può essere il sospetto di alcuni effetti collaterali e di alcuni effetti collaterali anche gravi. È vero però che poi quando andiamo a guardare i numeri, i numeri non sono ovviamente significativi dal punto degli effetti collaterali, quindi diciamo tutta questa iniezione di paura che è stata fatta io onestamente non la trovo giustificata e in questo caso insomma parlo da uomo come dire di scienza e da uomo del Servizio Sanitario Nazionale e di coscienza, perché noi il vaccino AstraZeneca continuiamo a farlo. L'Inghilterra ha fatto una dose a tutti garantendo il 70% di copertura. E tra le altre cose il vaccino AstraZeneca ti dà la possibilità di fare molti più vaccini, perché il richiamo si fa dopo 3 mesi, quindi in questi 3 mesi tu riesci a vaccinare tante persone prima di doverti fermare a richiamare le persone per il richiamo, mentre invece con gli altri vaccini che il richiamo è dopo tra i 20 e i 30 giorni, ovviamente sei molto più ingessato e quindi i numeri procedono, è molto più difficile fare tanti numeri. Quindi direi che puoi fare tranquillamente, permetto di darti del tu perché siamo coetanei, e puoi fare tranquillamente la seconda dose di AstraZeneca senza paura, senza timore, perché avrai poi la copertura che devi avere in tutta sicurezza. Più tranquillo il nostro amico dell'Aquila? No, volevo fare un'altra, se possibile, un'altra precisazione. Come no, prego. Si è creata una grossa confusione con questo vaccino e adesso oggi abbiamo saputo che qualche ministero, tipo il Ministero dell'Interno, ha consigliato di non fare la seconda dose, quindi qualche problema forse c'è. A noi attualmente non è arrivata nessunissima disposizione. Il Ministero dell'Interno ha sconsigliato il fare la seconda dose? Sì, forse non la fa proprio. Io non lo so. Non parla proprio di con riferimento alle forze dell'ordine, lei dice? Esattamente.
Non lo so, io non l'ho sentita. Nemmeno io, non lo so, non c'è arrivata nessuna disposizione ancora, quindi non... da questo punto di vista... Però se così fosse, c'è da preoccuparsi un pochino a fare la seconda dose. Ripeto, io mi attengo a quelle che oggi sono ancora le disposizioni che abbiamo e che, dove appunto si continua a vaccinare anche con AstraZeneca, non avendo riscontrato tra le altre cose particolari problemi, insomma, almeno localmente. Va bene così, il nostro amico dell'Aquila, guardi, non abbiamo questa. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Prima di dare spazio all'altra telefonata, però voglio un attimo dire al carissimo dottor Marini, disinformazione è stata fatta anche dagli enti che erano preposti, cioè è un vaccino che è nato male, ha avuto un'istruttoria più lunga degli altri, di Pfizer e di Moderna, prima non si poteva fare sotto i 18, poi fino a 55, poi a 65, poi adesso sono, poi l'hanno ritirato, poi l'hanno rimesso sul mercato, adesso si chiama Vaxzevria, non so, cioè, è nato male quel vaccino e ecco perché giustamente la gente è confusa, è disorientata su quel per quello, vaccino. Gli enti in più, il Johnson & Johnson che doveva arrivare con un carico di aspettative incredibili è stato stoppato dalla Food and Drug Administration, 6 casi su 7, 9 milioni di vaccinazioni, vabbè, non entriamo nel merito. E il Johnson & Johnson ha lo stesso, diciamo così, principio attivo dell'AstraZeneca, no? È un vettore virale. È chiaro che la gente è confusa, dottor Marì, è disorientata e anche paurosa nel fare questi... Detto questo, altra telefonata. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, è in linea. Buonasera. Da dove chiama? Chiama da Pescara. Buonasera. Buonasera a lei. Vada. Senta, una domanda a proposito delle reazioni che possono dare i vaccini. Ho sentito che sarebbe opportuno in via preventiva, prima di farsi il vaccino e dopo esserselo fatto, di assumere aspirina. Dottore. Allora, questa è una, diciamo così, un suggerimento che è venuto da qualcuno, ma questa cosa è nata in relazione al fatto dei casi di trombosi che ci sono stati riferiti, ma non riferibili, riferiti alla vaccinazione, insomma, fatta con AstraZeneca, per cui ovviamente l'aspirina è un antiaggregante e quindi ovviamente potrebbe, diciamo così, in qualche modo ridurre l'effetto di una molto ipotetica, diciamo, azione protrombotica di un vaccino. Diciamo che insomma, se questo può servire a ridurre, come dire, non solo il rischio, ma fondamentalmente anche sì, il timore. Però il nostro telespettatore chiede assunzione in fase preventiva, cioè prima del vaccino o dopo. Io sapevo, magari tienitela in tasca, un'aspirina, fai il vaccino e se c'hai qualche effetto collaterale la assumi. Io sapevo questo, non lo so. No, perché la rapidità di azione di un'aspirina non è così, insomma, quindi se uno vuole stare, diciamo così, vuole limitare le possibilità di avere un effetto trombotico, se la prende l'effetto dell'aspirina è di 3 giorni, quindi se la prende 3 giorni prima. Allora, tre giorni prima del vaccino. Ecco. Il nostro amico di Pescara, altre domande per il dottor Marini? Pronto? No, la ringrazio. Grazie. Buonasera a lei. Complimenti a tutti. Grazie a lei. Buonasera. Altra telefonata, mi fa segno Gigliola dalla redazione. Pronto Ridotto? Sì, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Lanciano. Sì, prego. Sì, una domanda al dottor Marini. Come mai chi non prende o non ha mai preso questo virus? Si deve ritenere già immune oppure è una casualità? Dottore, allora, chi non si è mai ammalato di Covid deve ritenere che c'ha uno scudo protettivo incredibile oppure una casualità? O è stato bravo? Appunto, insomma, che sia una casualità, forse no, cioè, diciamo, facciamo, ecco, credo di interpretare quello che vuole dire il telespettatore, insomma, l'amico di Lanciano.
probabilmente si parla di soggetti particolarmente, come dire, resistenti ad accogliere il virus, ad infettarsi dal virus, e questo ancora non si è capito tanto perché. Ma sicuramente chi non l'ha preso non è che necessariamente possa essere immune, insomma, chi non l'ha preso lo può sempre prendere, quindi da questo punto di vista ovviamente è sempre avere la massima precauzione. Io mi ritengo personalmente un miracolato perché sono stato a contatto con la prima paziente zero che abbiamo avuto in ospedale, ovviamente quando ancora non si sapeva nemmeno che esistesse il Covid, quasi, o nemmeno si usavano i presidi. Paziente zero del suo ospedale, del o reparto, nel suo, sì, reparto. Il primo paziente in Abruzzo era quel milanese della, sì, Lubigiana, sì, 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 che era venuto a Roseto e venne ricoverato proprio al Mazzini a terra. No, noi, la prima paziente del focolaio della Valfino l'abbiamo avuta noi ad Atri. E quindi io sono stato a stretto contatto, veramente, poi il paziente che era già ventilata, quindi insomma è stato un contatto pesante, diciamo così, e fortunatamente non mi sono infettato, ma questo non vuol dire che non avrei potuto infettarmi dopo, insomma, quindi assolutamente mai ritenersi immuni in questo caso, perché certo, assolutamente non è così. Altre domande dal nostro amico di Lanciano? No, perfetto così. Grazie. Ciao, buonasera. Buonasera a lei, in bocca al lupo e resti sempre sano. Giuliola, c'è spazio per le mail, vai tranquilla. Allora, ci scrive Rocco, per chi prende anticoagulanti, sono sicuri i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson? Dottore. Per chi prende anticoagulanti sicuramente sì, visto che se pensiamo che l'effetto collaterale questa sia quello della trabocchetta. Se pensiamo che l'effetto collaterale possa essere quello della trombosi, ovviamente se uno è in terapia anticoagulante teoricamente dovrebbe essere protetto oltremodo. Insomma. Quindi lo può assumere? Beh, AstraZeneca, sì, certo, la risposta, certo, è sì. Certo. Giuliolo, vai. Avevo visto che eri al, sì, telefono, quindi. Sì, ho anche il telefono, intanto leggo l'altra email. Sì? Ci scrive Lucia, ho 55 anni, ho la mutazione del fattore V di Leiden positiva, eterozigote. Che tipo di vaccino dovrei fare? Poi ringrazia e fai complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie alla signora Lucia. Una mutazione benché eterozigota del fattore quinto Leiden comunque, diciamo così, espone ad un rischio trombotico un tantino maggiore, quindi in questo caso l'AstraZeneca non lo farei. Quindi Pfizer o Moderna, quindi certo, i vaccini mRNA. Da Giuliola vedevo al telefono, sì, c'è un'altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Salve, buonasera. Volevo chiedere un'informazione. Chiedo io prima, allora, lei da dove chiama? Da Pescara. Sì, prego. Allora, le persone immunosoppresse facendo il vaccino hanno, cioè, il vaccino è efficace per queste persone? Resti in linea, dottore. In queste persone il vaccino non è controindicato, intanto. Potrebbe essere, proprio perché un soggetto è immunosoppresso, perché magari fa delle terapie, diciamo, immunosoppressive, potrebbe, come dire, il vaccino potrebbe avere un effetto minore, ma sicuramente non è controindicato e quindi lo si fa ugualmente. Poi ovvio, magari se uno vuol vedere che tipo di effetto ha avuto, va a fare, certo, un esame sierologico quando lo deve fare, però sicuramente non c'è nessuna controindicazione. La signora ha altre domande per il dottor Marini? No, basta così, grazie. Grazie a lei. In questi casi un vaccino vale l'altro? Sì, sì. Questi casi nessuna, sì, cosa. Altra telefonata, mi fa segno Giuliola dalla redazione. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, in linea. Dottor, da dove chiama? Castignani, buonasera. Buonasera a lei, da dove sono chiama? Sono Luciano da Pescara. Buonasera. Come sta? Io benissimo, lei come sta? Bene. Vada con la domanda per il dottor Marini. Una domanda, allora, chi soffre di linfangite? Chi soffre di? Agli arti inferiori. Linfangite. Ah, linfangite. Sì. È consigliabile fare il vaccino? Allora, c'è un rischio con l'AstraZeneca oppure con il Pfizer? Linfangite agli arti inferiori, mi sembra che ha detto. Sì. Dottor Marino. Vabbè, l'infangite, sì, fondamentalmente è una stasi linfatica, quindi diciamo con il rischio trombotico, come dire,
è molto, come dire, poco correlata, insomma, ecco, appena appena, insomma, quindi non è, il vaccino si può fare tranquillamente, ma credo anche l'AstraZeneca, insomma, perché la linfangite poi non è, come dire, correlata a un rischio trombotico strettamente molto aumentato. Insomma. Quindi sì al vaccino, sì anche al vaccino AstraZeneca. Sì. Luciano? Un'altra domanda è bilancio. Prego. Cosa c'è di vero? Che sul bugiardino, leggendo il bugiardino, dicono, dico io non l'ho letto, dicono che dopo 3 anni si potrebbero avere dei problemi. Bugiardino di quale vaccino? Dell'AstraZeneca. AstraZeneca. Dottor Marini. Stasera ci vogliono mettere in difficoltà. No, ma confesso di non averlo letto nemmeno io e quindi non so. Anche perché l'hanno cambiato, legga direttamente quello di Vax. Che tipo di problema? Vax Zevria, come che tipo di problema possa dare dopo 3 anni? Sinceramente non lo so. Anche perché, tra le altre cose, noi sicuramente nei prossimi 3 anni dovremo essere sottoposti ai richiami. Quindi, ci saranno altri vaccini. Ci saranno altri vaccini, ma ci saranno altre tappe, altre sedute vaccinali. Se passeremo dalla fase pandemica alla fase endemica, faremo i vaccini come l'antinfluenzale. Figuriamoci, ma sicuramente questo, cioè, questo, come dire, iter vaccinale non si chiude, non si può chiudere entro il 2021. Certo. Impensabile. Bene così, Luciano? Vi ringrazio moltissimo, grazie. Vi auguro una buona serata. Grazie a lei, grazie anche per l'affetto e l'interesse che mostra sempre verso questa trasmissione. Grazie, bocca al lupo per tutto. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Castelnuovo. Castelnuovo Vomano, giusto? Sì, esatto. E quindi è roba sì. del dottor Marini. Vada con la domanda al nostro ospite. Allora, anche per chi non ha preso il virus è bene vaccinarsi? Dottore. Soprattutto chi non ha preso il virus deve vaccinarsi, perché chi l'ha preso, beh, è ovvio, farà un richiamo, come abbiamo detto prima, però soprattutto chi non l'ha preso deve vaccinarsi. La signora è giovane, mi sembra, dalla voce. Insomma, non si chiede mai l'età ad una signora, però ce lo dica. 55. Porca miseria, la serata dei 55 anni. 55 anni, se non ha malattie, se non ha patologie, se non entra nel calderone dei fragili, può aspettare quest'estate, no, dottor Marini? Ferragosto. Lo faccio il vaccino. Grazie, buonasera. Buonasera a lei. Altra telefonata, pronto alle 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Chiamo da Chieti. Sì. Allora, volevo chiedere al professore, per quanto attiene mia moglie che ha una sarcoidosi polmonare, può fare il vaccino e quale tipo di vaccino? Bene, resti in linea, dottore. Sarcoidosi polmonare. Il vaccino lo può fare sicuramente perché, anzi, direi che il vaccino lo deve fare sicuramente perché una sarcoidosi polmonare, se prende il Covid, può andare incontro a problemi seri, sicuramente. Dopodiché può fare tutti i vaccini e anche lì, se fa terapia immunosoppressiva, probabilmente ci potrebbe essere il rischio di avere una risposta attenuata al vaccino, ma sicuramente il vaccino lo può fare. Non, ma ha qualche esenzione sua moglie? Sicuramente, fa parte di famiglia. Sì. L'esenzione è proprio riconosciuto come malattia? No, perché non ancora faccio la pratica. Però il professore che la segue, Marinari, ha diagnosticato questa sarcoidosi. Quindi farà parte sicuramente delle categorie fragili e quindi farà... Il professor Marinari, che è il primario della pneumologia dell'ospedale di Vedi, ma non vi siete iscritti sulla piattaforma? Quanti anni ha sua moglie? Mia moglie ha 68. 68 o 78? 68. 68, Si dovrebbe iscrivere, no? Si dovrebbe iscrivere, anche perché i fragili li stiamo facendo, quindi... Chiedo scusa, professore, un'altra domanda. Prego. Invece per me, che sono solo diabetico, ho 73 anni, il vaccino lo posso fare chiaramente? Certo. Lo deve fare? Certo.
Anche perché il diabete è un fattore di rischio aggiuntivo. Io sono iscritto alla piattaforma, sì, e ho contattato anche il medico curante, quindi sono in attesa. Ma il suo medico curante li fa i vaccini? No, lui ha detto che li fa, ha detto appena possibile me lo fa. Vabbè. Lui. Dottor Marini, che è il nostro amico, diabetico, 73 anni, iscritto, lo deve fare. Beh, anche perché il diabete è un fattore di rischio maggiore, indipendente, insomma, quindi deve fare sì. Tutte e due, sia lei che sua moglie. Anche in fretta. Anche in fretta, dice il dottor Marini. Io sto aspettando, più di quello non posso fare. Siamo in tanti ad aspettare. Bene così, grazie a lei, buonasera. Giuliola mi fa segno col suo sorriso, sempre smagliante. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Buonasera dottore. Buonasera a lei. Volevo fare una domanda. Una prima, persona però, che prima mi deve dire di cuvite ulcerosa. Prima mi deve che dire tipo di vaccino dovrebbe fare? Da dove chiama la signora? Da Canzano. Da Canzano. Deve ripetere la domanda, vero? La colite ulcerosa, hai detto signora? Sì. Che tipo di vaccino dovrebbe fare? Qualsiasi tipo di vaccino, non, è qualsiasi colite, non c'è problema. La colite ulcerosa non dà nessun tipo di problema, assolutamente. Va benissimo, la ringrazio. Prego, buonasera. Grazie. Prego. A lei, in bocca al lupo per grazie. Tutto. Altra telefonata mi fa segno Giuliola. C'è una telefonata? No. Vogliamo parlare di anticorpi monoclonali? State facendo le somministrazioni voi? Ma gli anticorpi monoclonali stanno facendo attualmente, sono come dire, stati affidati alle unità di malattie infettive. Quindi a Teramo si fanno le unità di malattie infettive di Teramo, capoluogo, e quindi con sedute, diciamo, tipo dei hospital, diciamo così, perché prevede. Risultati? C'è troppa aspettativa forse? C'è chi risultati dice che costano troppo, no? Però insomma. Vabbè, ma il costo mai come la degenza di un paziente in ospedale, no? Cioè, chi dice che costano troppo gli anticorpi monoclonali, secondo me dice una gran stupidità, secondo me. Sì. Ma poi tenendo presente che anche gli antivirali che andiamo a somministrare quando il paziente è ricoverato costano molto. Ma c'è troppa aspettativa per quanto riguarda i risultati? No, non direi che c'è troppa aspettativa, però diciamo che ci sono ancora troppi pochi numeri. Quindi ancora non abbiamo toccato con mano la realtà, e forse direi anche iniziamo a farli in un periodo in cui i numeri sono in calo, in decrescita. Certo. E quindi è anche più difficile percepirne l'efficacia reale poi. Torno sugli anticorpi monoclonali tra poco, però dico che fra due minuti e qualcosa devo andare in pubblicità, quindi passiamo queste due telefonate e poi fascia pubblicitaria. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera da Pescara. Buonasera. Prego, no. Buonasera a lei. Ascolti, vorrei fare una domanda. Io nel mese di novembre ho avuto l'analisi sierologica positiva, asintomatica. Dopo 10 giorni ho rifatto l'esame e negativo. Cosa posso pensare? Che il mio fisico è inattaccabile dal virus e in ogni caso il vaccino è bene che lo faccia? Ha fatto l'esame sierologico o il tampone? Sierologico. Quindi un sierologico se è positivo anche a basso titolo deve rimanere positivo anche dopo 10 giorni, perché altrimenti mi viene il dubbio che quel prelievo fosse non realistico, cioè un falso positivo, uno dei due è un falso positivo o un falso negativo, insomma, perché se c'è un titolo anticorpale non è che dopo 10 giorni sparisce. In ogni caso una forma asintomatica presa a ottobre o novembre oggi almeno un richiamo, cioè appurato come dire il fatto che fosse stata una positività vera, oggi almeno un richiamo va fatto. Nostro amico di Pescara, bene così? Sì, grazie prego. Tante. Grazie a lei. Prego. Grazie a lei. Altra telefonata, poi pubblicità, intanto avviso Giuliola che è arrivata un'altra mail per il dottor Marini. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Ehi, da Teramo. Sì, prego. Allora, buonasera, senta, io vorrei chiedere per mia madre, allora lui ha delle allergie ad alcuni farmaci, quale dovrebbe fare? Dottore,
alcuni farmaci, sì. Generica, vuole chiedere qualcosa alla nostra amica di Teramo? No, non in particolare, può fare qualsiasi tipo, perché voglio dire, i vaccini non sono legati a particolari forme di allergia, insomma, per cui di solito in un soggetto che ha avuto però precedentemente o gravi reazioni al vaccino, a qualche tipo di vaccino. Glielo può chiedere, ha avuto gravi reazioni allergiche sua madre? Oddio, gravi no. Non ha avuto shock anafilattici, insomma, in concomitanza di vaccini? No. Quindi diciamo già questo esclude, voglio dire, come dire, ci tranquillizza, ecco, nel senso nel poter fare il vaccino. E in ogni caso ai soggetti fortemente allergici, quando abbiamo fatto la somministrazione del vaccino, abbiamo, come dire, usato tutte le precauzioni del caso, tra cui anche l'incanulazione di una vena prima del vaccino, proprio per essere più pronti eventualmente ad intervenire se si fosse verificato uno shock anafilattico, insomma, ma fortunatamente fino ad ora i casi sono quindi stati veramente pochi. È tranquilla la mamma della nostra amica. Può stare veramente tranquilla, sì. Grazie dottore, un saluto alla signora di Teramo, devo andare tassativamente in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. .22.04 di nuovo in diretta da studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata allo stato dell'arte sul Covid, cure, guarigioni, vaccini. Ne stiamo parlando con il nostro ospite, il dottor Enrico Marini, direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna dell'ospedale di Atri, l'ospedale San Liberatore. Vedo Gigliola assediata da telefonate, quindi do subito spazio volentieri ai nostri telespettatori. Due telefoni, faccio grande Giglio. Pronto Rete 8? Pronto? 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 Sì, sì, buonasera, da dove chiama? Allora, io chiamo dal Portore. Prego. Senta, vorrei sapere, io devo andare il 27 a farmi il vaccino. Beata lei! Siccome che Nella mia famiglia hanno ricevuto il vaccino di AstraZeneca e si sono sentiti tanto male. Anche con George e Johnson hanno avuto mal di testa, febbre molto alta, mal di testa fortissimo, febbre molto alta, dolori alle gambe, e insomma hanno avuto un po' di problemi. Io adesso che devo andare il 27, ho tanta paura perché stanno vaccinando proprio con AstraZeneca. Vi posso chiedere un altro vaccino, per favore? Vado io al suo posto, signora. Posso andare al suo posto? Con Johnson & Johnson sicuramente no, perché ancora non lo facciamo. Johnson quindi... Johnson, ma è arrivato in Italia, non è ancora stato fatto. Ma è arrivato, ma non l'hanno stoccato. È fermo stoccato. A pratica animale, sì, no? Sì, l'hanno stoccato. Allora. Io preferirei... Posso? Sì. Prego. Io preferirei Pfizer. Sì, Pfizer. Credo che tutta Italia in questo momento preferirebbe il Pfizer. Ma io ho tanta paura, probabilmente. Probabilmente se vado là e trovo l'AstraZeneca, visto che ho avuto questa esperienza proprio nella mia pelle, nella mia famiglia, probabilmente ci rinuncio. Ho capito. Dottor Marini, come la convinciamo la nostra amica di Spoltore? Ma adesso, signora, i componenti della sua famiglia come stanno? Gli è passato, però hanno avuto brutte e quindi questa per me è una brutta esperienza e non ci vorrei passare pure io, perché io già soffro di mal di testa, c'è un po' di problemi di di artrosi, insomma, a passare pure queste con mal di gambe, tutto questo non me la sento proprio. Quanto sono durati gli effetti collaterali nei suoi familiari, nei suoi congiunti? Per due giorni ha avuto febbre a 39,5. Poi è passato tutto, stanno bene, hanno ripreso la normalità. Ma non lo so, non abitano con me, però quella io, è la cosa io più importante da chiedere. Allora, signora, lei deve fare Io mi sto pure in contatto, perché sapendo anche che lo devo fare pure io, capito? Ma tanto chieda come stanno loro. La devo salutare. E il dottor Marini cosa consiglia alla nostra amica di Spoltore? Che la signora non si deve spaventare di due giorni di febbre, di un po' di mal di testa o di schiena, ma si deve spaventare del Covid. Ma io vivo da sola.
sono sì, sola a casa. Ma sicuramente io capisco, ci mancherebbe altro, però fondamentalmente questa è una reazione al vaccino comune anche a tanti altri vaccini, non solo al vaccino certo. del Covid, insomma. Sì, ma la reazione, purtroppo il Covid è ben di più di 2 giorni di febbre, insomma. Si deve spaventare più del Covid, vada a fare il vaccino il 27, se no mi chiami che ci vado io al suo posto. Altra telefonata, pronto rete 8? Pronto? Pronto, sono sempre il signore che ha chiamato poc'anzi. Sì, prego. Pochi minuti fa. Prego. Volevo chiedere al dottore, al professore, a lei anche, sì. che tipo di vaccino dovrebbe fare la mia signora che soffre di sarcoidosi polmonare. Dottore. Ma essendo una categoria fragile sicuramente andrà a fare Pfizer o Moderna, insomma, sì, senza dubbio. Sì. E invece per me che sono diabetico mellito... Lo stesso. Ringrazio tanto. Grazie a lei, bocca al lupo a tutte e due. Altra telefonata, pronto rete 8? Pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto? No. Allora, eccolo qua, altra, mi fa segno Gigliola dalla redazione che abbiamo telespettatore e telespettatrice. Pronto rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, da Vezzano. Sì. Prego. Avevo una curiosità da chiedere al professore. Prego. Ultimamente ho sentito di un servizio, di uno studio, mi sembra inglese o americano, di alcuni centri universitari. Secondo voi chi ha una maggiore massa muscolare resiste di più al Covid o si ammala di meno rispetto a chi diciamo ha meno massa muscolare? È attendibile questo studio secondo lei? Io l'ho sentito poco fa, pochi giorni fa in uno studio, diciamo in un programma TV di medicina. Sì. Voglio sapere lei a conoscenza. Dottore. Stasera ci stanno, la stanno mettendo in difficoltà. No, perché... ci mancherebbe altro, ma anzi fa piacere. Onestamente no, non l'ho sentito, non lo so, può darsi anche che ci sia del vero, ma sai, in medicina, diciamo così, nella comunità scientifica una rondine non fa primavera, cioè uno studio da solo, isolato, poi andrebbe visto su quanti casi, come è stato fatto, eccetera, eccetera. Però insomma uno studio non vuol dire nulla, cioè può essere una apripista per altri studi in questo senso, ma questo non vuol dire, cioè, può anche darsi che chi ha, voglio dire, determinate caratteristiche fisiche, anche prima stavamo parlando dei famosi soggetti, come dire, immuni, tra virgolette, no? Coloro che comunque pare che siano più resistenti al virus perché non si ammalano. Questi studi sono tutti caratterizzati, vanno tutti, come dire, stanno cercando di trovare delle caratteristiche di questi soggetti, ma da qui a dire che insomma certo. quelli con più muscoli o meno muscoli si ammalano di più o di meno, ce ne passa. Sicuramente si sta lavorando per capire se ci sono dei soggetti che veramente hanno delle possibilità di contrarre di meno certo. la malattia. Grazie dottore, un saluto al nostro amico di Avezzano, ci informeremo su questa storia delle masse muscolari. Altra telefonata, mi fa segno Gigliola. Pronto rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Teramo. Sì, buonasera. Volevo domandare una cosa. Come io ho 53 anni, ho problemi di bronchite asmatico cronico, che tipo di vaccino posso fare? Dottore? Qualsiasi. Qualsiasi, perché diciamo così, il fatto di avere una bronchite cronica non è una, come dire, particolare fragilità, o meglio, è una particolare fragilità nei confronti del Covid. Sembra una malattia respiratoria. Esatto, insomma, ma non nei confronti del vaccino, insomma, quindi il vaccino puoi fare qualsiasi. Però, ecco, per esempio, potrebbe avere una corsia preferenziale la signora, potrebbe finire... Dipende se ha un'esenzione per patologia particolare, diciamo di quelle che fanno parte alle insufficienze respiratorie, certo. allora sì. Può farli tutti, signora, sperando che la chiamino, perché 53 anni è giovane. Grazie. Grazie a lei. Gigliola, sì, altra telefonata, pronto rete 8? Pronto? È pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Chiamo da Pescara. Prego. Volevo avere un'informazione. Volentieri. Dunque, volevo sapere se per me è indicato, dato che alcuni anni fa ho avuto un'emorragia cerebrale dovuta alla rottura di un aneurisma cerebrale,
e quindi faccio uso di Plavix e vorrei sapere se, quale vaccino è più indicato a me. E dato che ho quasi 68 anni e mi sono registrata già dal 19 gennaio sulla piattaforma regionale, però non sono ancora stata chiamata. Come mai? Dottore. Perché ancora non è stata chiamata, sinceramente non lo so, però consiglierei di rivolgersi intanto sia al suo medico curante che ovviamente alle strutture sia ASL che comunali, che sono quelle che poi regolano le chiamate delle categorie, certo, fragili. ASL Pescara, esatto. Ne stanno chiamando tantissime di persone fragili, esatto, che io sappia, insomma, quindi magari si informi un po' col suo medico personale soprattutto. In questo caso penso che verrà dirottata come persona, come categoria fragile, verrà dirottata su un vaccino a RNA messaggero, insomma, quindi Pfizer Moderna. O Moderna. Bene così la nostra amica di Pescara? Ascolti, volevo chiederle, sì, nei giorni precedenti alla data che forse avrò per il vaccino, devo sospendere il Plavix? No, assolutamente no. Assolutamente no? No. Va benissimo. E le terapie che faccio è Tirox? Per l'ipertensione prenderle regolarmente? Regolarmente, sì. La ringrazio moltissimo. Prego. Grazie, un saluto alla nostra amica di Pescara. Gigliola, sì, altra telefonata. Pronto Rete 8? Poi dobbiamo smaltire la mail, Gigliola. Pronto? Niente, questo è il fischio di prima, lo riconosco. Pronto? Sì, eccolo qua. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, è in linea, da dove chiama? Buonasera. Io chiamo da Chieti. Prego, vada. Allora, volevo sapere dal professore, siccome mio marito soffre di glaucoma a tutti e due gli occhi, ha un aneurisma addominale, lui prende anche psicofarmaci, volevo sapere che tipo di vaccino deve fare, ha anche l'esenzione, quindi sicuramente è iscritto alle categorie penso fragili. Che sia tra i fragili. Beh, sicuramente con tutte queste patologie. Che vaccino deve fare il nostro? Fragili, andrà a fare Pfizer o Moderna. Pfizer o Moderna. Sì, sì. Bene così, signora? Anche per me, che io sono nell'età giusta per essere vaccinata. Che sarebbe l'età giusta? Io soffro di lichen e prendo anche io psicofarmaci. Poi sono soggetta a tromboflebiti per le varici e non so, penso che anche io dovrò fare... Signora, se ha una storia, come diciamo noi, un'anamnesi, sì, positiva di, sì, flebiti o tromboflebiti, basta che il suo medico gliela certifica e sicuramente, sì, la stessa cosa vale pure per lei. Sì, ho il certificato del flebologo. Allora sì. Va bene anche quello? Beh, sì, sicuramente sì, sì. Quindi anche io dovrò fare Pfizer. O Moderna. Va bene, grazie, la ringrazio, grazie, professore. Prego. Grazie a lei. Gigliola, la mail della telespettatrice. La leggo subito. Ci scrive Marilena, vorrei sapere se si guarisce dal problema gusto ed olfatto causato dal Covid. A distanza di 6 mesi ancora non recupero. Dottore. Di solito sì. Nel senso che abbiamo avuto, non c'è un tempo stimato, perché ci sono stati tanti casi di neuropatia, noi stessi ne abbiamo avuto tanti, non solo di gusto e olfatto, ma anche di neuropatia motoria, arti inferiori, paresi, insomma, che sono, si sono trascinati veramente per parecchi mesi, insomma, quindi anche da questo punto di vista il gusto e l'olfatto torneranno, insomma. Purtroppo ci sono dei soggetti, questo probabilmente dipende anche dalla gravità dell'infezione, sì, che c'è stata, insomma, quindi ci sono i soggetti che ci mettono molto di più. Beh, a recuperare. 6 mesi sono tanti. Comunque. 6 mesi sono tanti, sì. Allora, 10 minuti, qualcosa più alla fine della trasmissione, vado avanti io con un po' di domande che mi ero preparato. Intanto un paio di curiosità, eravate partiti alla grandissima ad Atri, primi in Italia, no? Con l'Associazione Italiana dei Guariti dal Covid, avevate costituito la banca del plasma iperimmune. Che fine ha fatto?
funziona ancora? Ma sì, sì, ci sono donazioni? Ci sono, i donatori ci sono, le donazioni ci sono, il plasma lo stiamo utilizzando, e benché ultimamente come dire, l'AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità abbiano espresso un giudizio, come dire, un po' discordante sull'uso del plasma, diciamo, devo dire che poi, sai, gli studi, come dicevo prima, no? Gli studi vanno sempre presi un po' con le pinze. C'è la, perché la scuola di Pavia, se non sbaglio, il plasma, esatto, plasma che difende a spada tratta. Beh, noi la scelta, prima infusione di plasma lo siamo andati a prendere a Pavia, ce l'ha dato proprio Pavia, la prima paziente che abbiamo trattato, quindi ma anche noi lo difendiamo, perché poi, sai, gli studi, è vero, sono fatti sui grandi numeri, però, come dicevo prima, noi una certa esperienza ormai ce la siamo fatta. E devo dire che onestamente anche lì il plasma è un po', lo possiamo paragonare forse all'uso dell'anticorpo monoclonale, è ovvio che va somministrato precocemente. Perché, fase iniziale della malattia, non per tutti. Se lo dai quando ormai il paziente, insomma, è perso, insomma, il plasma a questo, certo, punto difficilmente può essere. Comunque esiste ancora sia la banca che, cioè, la metodica, no? Sì, i, sì, risultati sono buoni. Secondo noi sì. E lei è stato uno dei primi in Italia, il primo sicuramente in Abruzzo, cioè lei è stato tra i primi in Italia, sicuramente il primo in Abruzzo ad usare l'ozonoterapia, in sintonia con l'equipe dell'ospedale di Udine, il professor Amato De Monte, che è una persona eccezionale che ho conosciuto, la sta continuando a praticare, come no? La metodica, risultati, intanto come si fa con i pazienti? La metodica prevede la tecnica dell'autoemotrasfusione, cioè preleviamo per tre giorni consecutivi, preleviamo 250 cc di sangue, lo ozonizziamo con altrettanti 200 cc di ozono e lo reinfondiamo, lo miscegliamo per un quarto d'ora e lo reinfondiamo. Diciamo, l'ozonoterapia è una di quelle metodiche che intanto possiamo dire non è un farmaco e non ha effetti collaterali, per cui già questo, no, ci permette, certo, di stare comunque tranquilli. Dopodiché ci sono delle evidenze, è stato già uscito un primo studio che diciamo, migliora enormemente il dato clinico a 7-10 giorni. De Monte è stato ovviamente un precursore, certo, da questo punto di vista, però noi abbiamo partecipato allo studio. E devo dire che fondamentalmente il tutto parte da una considerazione che, a parte che l'ozono ha dimostrato di essere, lo utilizziamo per sanificare gli ambienti, quindi no, figuriamoci se, no, quindi ha dimostrato, è una panacea per tanti mali, esatto, ha dimostrato di uccidere il virus in vitro. E poi comunque noi arricchiamo di ossigeno il sangue, quindi fondamentalmente andiamo a fare quello. Quindi, e anche lì non per tutti i pazienti ovviamente. Sì, no? Sì, però quelli che riusciamo a fare, certo, insomma, li trattiamo. Altre, diamo spazio alle telefonate, siamo quasi in chiusura di trasmissione, quindi chiedo ai nostri telespettatori domande brevi. Pronto alle 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Città Sant'Angelo. Prego. Allora, io volevo chiedere al dottor Marini. Mio marito ha avuto il Covid ma asintomatico, cioè non ci siamo accorti di essere malato. Ha fatto un sierologico a dicembre ed era positivo in farmacia. Poi abbiamo ripetuto il 25 gennaio, abbiamo ripetuto in laboratorio le analisi, perché non eravamo convinti di come mai lui avesse avuto il Covid e io, che ci dormo insieme, no. Allora abbiamo fatto il sierologico. Comunque si riconferma che lui è risultato positivo con 44 il numero lì. Sì. E io, moglie, non ho preso il Covid. Ma perché adesso lei dormiva al piano di sopra? Lei no, io dormivo con lui. Vabbè, facciamo finta di crederci, va. Niente, praticamente lui risulta positivo, praticamente ha avuto il Covid, però non ci siamo accorti, e io no, va bene, questo va bene. Adesso lui dovrebbe fare il vaccino, perché è un fragile, siccome è diabetico, e lo dovrà fare tipo tra una settimana, 10 giorni, perché mi hanno mandato già il messaggio che farà il Pfizer, ma sì. È giusto fare adesso in questo momento che lui ha 44 vaccino, cioè è positivo? Sì, ma si è positivo, può fare? Sì, si deve fare, perché comunque è positivo con un basso titolo. E poi il richiamo di chi ha avuto il Covid va fatto tra i 3 e i 6 mesi, quindi ci siamo perfettamente nell'intervallo, quindi lo può fare, lo può fare tranquillamente. Sì, sì, sì. Come no? Sì, perché il mio medico ha comunicato che lo farà tra 10 giorni con il Pfizer. Bene,
Va benissimo. Okay. Benissimo. E io comunque aspetterò di prendere il consulente. Io non glielo auguro. Stendiamo un velo pietoso, ma non lo dica manco per scherzo. Non glielo ma... auguro. No, no, ma io sto dicendo, ci mancherebbe, adesso mi vaccino subito, io per la paura. Va bene. Un perfetto, grazie. Un saluto alla nostra amica di Città Sant'Angelo. Gigliola, quante telefonate abbiamo ancora? Una. L'ultima, perché poi voglio chiedere al dottor Marini una cosa che fanno all'ospedale di Atri, una metodica che fanno all'ospedale di Atri che mi interessa molto, che è la riabilitazione respiratoria. Intanto diamo spazio a questa telefonata, forse Gigliola ne ha un altro e poi stoppa le telefonate. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Uè, chi si risente? Da Sulmona, immagino. Da quando lei, il dottor Castignani, si è sposato, si è ringiovanito, ecco, la vedo là. Molto bene, Dio la benedica. Ma... Vabbè, stendiamo un altro velo pietoso. Saluto, professore. Sì, vada. Allora, le dico al professore, voglio chiedere questo. Io sono un infermiere laureato con 27 anni di servizio. Mi sono fatto Moderna e mi devono fare la seconda dose il 4 di maggio, se Dio vuole. Allora, la domanda è, noi ci auguriamo che tutto funziona perché è una terapia nuova questa. A molte persone già è diminuito di parecchio l'immunità, perché dopo mesi questa immunità andrà via, non ci rimarrà per sempre. Allora io con grande umiltà gli faccio questa domanda, professore: è giusto andare a dar fastidio in continuazione rivaccinando le persone a un sistema immunitario, o insieme al vaccino si potrebbe in maniera naturale rafforzare lo stesso sistema immunitario di modo che esso stesso con la forza della natura faccia fronte a questo disastro? Grazie. Ci possiamo continuare a vaccinare in eterno, dando fastidio, non scatenando altre patologie contro il suo stesso sistema umano? Grazie all'amico Silla, dottor Marini. Vabbè, diciamo così, andando a fare i vaccini stimoliamo solamente il sistema immunitario, il vaccino per l'influenza lo facciamo tutti gli anni e non provoca assolutamente nulla di particolare. Sicuramente per sconfiggere la pandemia io credo che sarà necessario fare dei richiami, almeno probabilmente per un paio d'anni, fino a quando proprio la pandemia non sarà dichiarata finita, perché è ovvio che il titolo anticorpale scende, il richiamo serve proprio a questo, cioè a mantenere un titolo anticorpale valido, altrimenti ovviamente chi si è vaccinato un anno prima si può ammalare un anno dopo e quindi la pandemia non finisce mai. Certo, ultima telefonata, poi dico a Gigliola che è arrivata un'altra mail e poi chiudiamo, se avanza tempo parlerò di riabilitazione respiratoria, se no magari inviterò ancora e volentieri il dottor Marini. Pronto alle 8? Pronto? No. Pronto, buonasera, sì. Sono Vincenzo di Sidri. Buonasera, Vincenzo. Il dottor Marini. Prego. Me lo ascolto tanto bene. Sì, vada, faccia la domanda. Pronto? Dici, Vincenzo. Se posso fare il vaccino, che lui già sa tutte le mie patologie. Vincenzo, tu lo puoi fare come categoria fragile, perché per le patologie tue cardiovascolari appartieni alle categorie fragili. E quindi puoi essere chiamato. Già mi sono iscritto e mi chiameranno dall'universo. Esatto. Come sai, io ho avuto pure un tumore. Esatto. Sono operato. Vincenzo è un mio paziente affezionato. Può fare... Che tipo di vaccino mi posso fare? Come categoria fragili farai o Pfizer o Moderna, sì, uno dei due. Bocca al lupo all'amico Vincenzo. Ciao, Vincenzo. Gigliola con la mail e poi penso che non avrò tempo per parlare di riabilitazione respiratoria. Gigliola. Sì, leggo velocemente. Ci scrive Gina da Castilenti. Sono un'insegnante di scuola primaria vaccinata con AstraZeneca. È vero che non ci verrà somministrata la seconda dose? E se faremo il richiamo sarà sempre AstraZeneca, giusto? Dottor Marini. Se faremo il richiamo sicuramente sì, sarà AstraZeneca, perché non possiamo fare per ora il richiamo con un vaccino diverso e non abbiamo attualmente nessuna indicazione che non venga fatta la seconda dose di AstraZeneca. Grazie al dottor Marini, io ho meno di 2 minuti, quindi non facciamo in tempo a parlare di riabilitazione respiratoria. No. Tornerà. Però è stata una bella cosa, una bella iniziativa che abbiamo messo in campo e che è stata molto utile ai pazienti Covid. Vabbè, la state facendo ancora? Come abbinata no? Alla riabilitazione motoria? Abbinata alla riabilitazione motoria. Abbiamo dedicato un reparto appositamente alla riabilitazione nei pazienti post-Covid. Deve tornare per forza perché ne voglio parlare.
Grazie al dottor Enrico Marini, direttore Unità Operativa Complessa Medicina Interna dell'ospedale San Liberatore di Atri. Grazie per essere stato con noi. Un ringraziamento ai miei collaboratori. Assolutamente sì. Tutti, dal primo all'ultimo. Basta che non me li snoccio. No, però è doveroso un ringraziamento a tutta l'equipe. Quanti sono tra medici e infermieri? Tra medici e infermieri parliamo di una sessantina di elementi. Grazie al dottor Marini, grazie a tutte le persone che hanno lavorato con me a questa puntata di Pronto Medicina Facile, in redazione come sempre Gigliola. Ciao. Ciao Paolo, ringrazio Francesco Specchiulli per la supervisione tecnica Andrea Di Fabio e l'appuntamento per giovedì prossimo con Pronto Medicina Facile. Grazie Gigliola per tutto quello che hai fatto stasera. Giovedì prossimo alle 21 in diretta come sempre a Pronto Medicina Facile parleremo di cura dei linfomi ai tempi del Covid e ruolo dei vaccini. Sarà ospite la dottoressa Elsa Pennese, Centro Diagnosi e Terapia dei Linfomi della ASL di Pescara. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica alle 12.30-12.35 in replica alle 20 per valutare come negli ultimi anni innovazione e tecnologia hanno cambiato la chirurgia toracica. Sarà ospite il professor Achille Lococo, responsabile della chirurgia toracica della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. In chiusura vi ricordo che questa puntata di Pronto Medicina Facile, come centinaia di altre trasmissioni, le trovate su YouTube Rete 8 Salute e che se tenete alla salute, la vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Ci vediamo nei prossimi giorni, la prossima settimana. Grazie, buonanotte.